Il corso di perfezionamento BIM ci darà la possibilità di poter creare una filiera tra gli enti locali, le stazioni appaltanti, i professionisti, per creare un modello, un sistema per le scuole del nuovo millennio. Per noi è importante che ci sia un momento di formazione e di condivisione tra chi in qualche modo è chiamato a progettare, quindi il mondo delle professioni, e chi è poi chiamato a gestire, a prendere in carico questo progetto, quindi il mondo della pubblica amministrazione, che si abbia un linguaggio comune, che si abbia una conoscenza reciproca dei dati e delle problematiche e delle soluzioni possibili. Avete indicato come ipotesi sulle scuole del progetto di scuola l'utilizzo del BIM? Sì, noi abbiamo indicato, prima ancora che ci fosse l'emanazione del decreto BIM, la possibilità di incentivare e premiare l'utilizzo della metodologia BIM per la costruzione dei progetti delle scuole del nuovo millennio.